Hello everybody, and this is a quick reminder to let you know that you'll be able to catch today's match broadcast live on our club's FM station. And this is now today's... Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. I cori dei tifosi del Bayern, i Die Roten, si odono ben al di fuori delle mura dello stadio e rendono onore alla straordinaria storia del Bayern. Guarda Fabio, anche se la posta in ballo non è quella delle grandi occasioni, io personalmente non credo che i giocatori sottovaluteranno questa amichevole. La motivazione non è mai un problema quando si affrontano compagini di tale livello. Depay! Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto. Questa leggerezza potrebbe costargli cara. Müller, pallone interessante, in verticale. Araujo. Busquets. Sergio Roberto. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Vede lo scatto e cerca la profondità. Una pezza, sarà rimessa laterale, il pallone è uscito. Sergio Roberto. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Müller, che classe, ottimo salvataggio. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Müller sceglie di andare per vie verticali. Che leggerezza! Devono stare più attenti! Gli ridà il pallone. Goretzka! Prova a darla profonda. Può colpire! Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Non è riuscito a trovare lo specchio della porta, ma doveva tirare. Busquets. Primo tempo che finisce qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile.
Everyone, please welcome our players. Substitution in progress. Si riparte per il secondo. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Ci prova con un pallone profondo. Davis riceve un bel pallone. Occhio al traversone. Decide di non rischiare. Incornata! Un grande momento di calcio! Un gol magnifico! Non so cosa si siano detti nell'intervallo, ma sono usciti dagli spogliatoi con il piglio giusto. Hanno ripreso il controllo della partita e la firma non poteva essere che sua. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. After 53 minutes is... Number 8, Leon Goretzka. A 0 dunque. A quanto pare il riposo ha fatto bene, sono ripartiti con il piede giusto nel secondo tempo. E passa! E a tu per tu con Lewandowski! Palla in fondo alla rete! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. È uscito vittorioso da questo duello. Niente da fare per l'estremo difensore, poteva solo sperare che non mantenesse la calma. Due gol di vantaggio e partita in discesa. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. L'appoggio sulla fascia. Cross verso il centro dell'area. E il portiere blocca. Attendance for this match was 60,000. Ecco Dembélé, vince il duello fisico e fa su il pallone. Il Barcellona al calcio di punizione. Substitution on the field. Number 25. Thomas Depay. Number 7. Serge Gnabry. Coming on the field, number 13, Eric Choupo-Moting. Number 11, Kingsley Coman.
salta e colpisce di testa. Ottimo tentativo, ma non trova il gol. La conclusione è uscita, peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Eric Garcia. Palla Dembélé. Depay se ne va. Contrasto molto deciso. Il Barcellona al calcio di punizione. La sensazione è quella dell'infortunio. Mi sembra che ci sia anche preoccupazione da parte dei compagni. Coutinho. Coutinho decide di battere corto. Tiene palla con un bel gesto tecnico. Riceve la palla. Dembélé! Intervento duro ma corretto. Choupo-Moting con il fallo. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. Questo è un classico esempio di mancanza di lucidità, vedi Fabio? Questo fallo doveva essere evitato. Capisce tutto, interviene con sicurezza. La gioca a sinistra. Ecco Dembélé. Cross Dembélé! Si è liberato bene, peccato per la conclusione non molto precisa. Si era involato bene verso la porta sfruttando il corridoio centrale, ma non è riuscito a metterla dentro. Busquets si fa trovare pronto e si appropria del pallone. Sergio Roberto. Depay. Six added minutes has been Depay indicated. Prova centralmente. Messo giù. Vediamo se il direttore di gara assegna un rigore o una semplice punizione dal limite. Per l'arbitro non è rigore, calcio di punizione dal limite. Brutto l'intervento, adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. E il gioco sta diventando un po' troppo maschio. L'arbitro dovrebbe prendere in mano la situazione con più polso adesso. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione. Depay! Riceve in ottima posizione. Qui deve. Neuer dice di no. L'arbitro ha già guardato l'orologio ed è fischio finale. Hanno conquistato la vittoria dopo una partita impeccabile e hanno mostrato spirito di squadra, mentalità e grande personalità. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Hanno costruito la loro vittoria partendo dalla difesa. La retroguardia è stata perfetta. Il portiere non ha sbagliato nulla. Questa solidità difensiva ha dato loro tranquillità e fiducia anche negli altri reparti. Siamo ai saluti finali. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Grazie e a presto, Fabio.